siete collegati, gentili amici telespettatori, con lo stadio comunale Saverio Spinella in Melito Porto Salvo. E Domenico Salvatore che vi parla, vi saluta, vi augura buon ascolto e buona visione. Vi riferisce oggi su una partita del campionato Under 19 regionale che la Lega Calcio di Catanzaro ha istituito proprio quest'anno. Campionato riservato alle squadre del campionato di eccellenza, promozione, prima categoria, Under 19 cosiddetto. Passo a leggere le formazioni che sono già in campo agli ordini del signor Domenico Macrina della sezione di Reggio Calabria, Borgo Grecanico, Tringali, Violi, Mangiola, Zerbi, Laganà, Romeo, Paolo Iamonte, Neri, Pangallo, Adam e Obin. Archi o comprensorio Archi, Inturri, Valentino, Ruocco, Iatta, Cuomo, Raso, Gatto, Eroi, Marchetta, Papalia e Adornato. A disposizione del mister Nicolò Mauro, La Face, Azzecri, Aggiub, Polimeni e Angileri. A disposizione del mister Enzo Napoli, Benedetto, Mangiola, Verducci, Cilione, Nucera e Suraci. Casacca canarina per i padroni di casa alla sinistra dei nostri teleschermi, casacca fucsia, ciclamino, lillà, bordeaux, rosa, lato mare per l'Archi. Tutto è quasi pronto per l'inizio di questa partita. Manovrano i padroni di casa con Mangiola, col suo piattone cerca di mettere in movimento i compagni di linea, manovra Adornato, Eroi, si incunea ma poi viene anticipato Obin. Buon anticipo da parte della difesa dell'Archi, conquista palla Paolo Iamonte, cerca di mettere in movimento sul settore di destra Adam, che duetta in coppia con Obinna, palla in profondità, non ci sono problemi per Tringali, si accartoccia sul pallone e mette in movimento i compagni di linea, Mangiola col suo sinistro verso Obinna, cerca di liberarsi di uno o due avversari ma non del terzo che gli soffia il pallone, Archi che cerca di organizzare la fonte del proprio gioco, in possesso di palla a Raso, dialoga con Iatta, ancora a Raso, questi è Ruocco, palla in avanti in zona morta dove non ci sono compagni ma avversari come Valentino, Ruocco, Iatta, Cuomo e Raso, palla che schizza oltre la linea laterale destra del campo. I minuti 2 e 5 secondi nel corso della prima frazione di gioco al Saverio Spinella di Melito Porto Salvo, risultato ad occhiali fra Borgo Grecanico e comprensorio Archi. Siamo nel campionato giovanile, diciamo così, Under 19, istituito dalla Lega proprio quest'anno. L'anno scorso, se non andiamo errati, si chiamava Juniors. C'è un lancio in profondità, fa buona guardia Mangiola, palla verso Adam, si smarca e riceve Violi, ancora
si era smarcato bene, palla al piede, era entrato nell'area di rigore Obinna, ma dalle retrovie l'attenta retroguardia Arcota o Archigiana, non si è ben capito che termine bisogna usare per definire i giocatori della squadra dell'Archi. Grappolo di uomini in aria, primo calcio d'angolo del match a favore dei padroni di casa, palla che spiove, ma l'arbitro ha notato una irregolarità. Nel cuore dell'area e quindi ha decretato un calcio piazzato a favore degli ospiti. Il solito raso, questo è Obinna, fa fuori un avversario, cross sotto porta, ci sono gli estremi del calcio di rigore, così è infatti. Calcio di rigore, sulla linea di battuta c'è Mangiola che con il suo piatto sinistro cercherà di sorprendere Inturri. 4:44, fischio arbitrale, tiro, rete, palla a filo d'erba che si è insaccato nell'angolino basso alla sinistra del portiere. Padrone di casa in vantaggio, capitan Mangiola. Ha sbloccato il risultato, locale in vantaggio. Penalty trasformato da capitan Mangiola. Ritarda il lancio Romeo e c'è un cambio, si impossessa della sfera Ruocco, la scambia con Raso lateralmente verso Iatta. L'esterno destro era di Iatta, ancora lui cerca di liberarsi di due avversari ma non del terzo, che è Adam Obinna. Archi ancora in avanti alla ricerca del gol del pareggio, manovra Eroi, limite dell'area, porta a spasso il pallone, poi lo cede lateralmente, non si chiude il triangolo, Romeo verso Adam, si rifugia in fallo laterale Raso all'altezza della panchina della formazione canarina. Questi è Mangiola, l'autore del gol. Il suo piatto sinistro verso Binna, cerca di incunearsi Neri, si spegne tra le braccia di Inturri, ma il pallone aveva superato la linea di fondo. Ancora Inturri, chiama in causa Raso, muove di qualche passo, osserva il piazzamento dei compagni e quindi con il suo piatto destro cerca di mettere in movimento Iatta, che allarga sul settore di destra, non si chiude il triangolo.
Il lancio di Amonte verso Adam. L'ultimo a toccare è stato il giocatore di casa e l'arbitro indica la rimessa dal fondo campo. La palla non ha superato. La linea mediana a termini del regolamento va ripetuta così, infatti stavolta è buona. Il solito Iatta che parte da lontano, c'è un lancio in profondità e stavolta preferisce Mangiola rifugiarsi in fallo laterale per evitare guai peggiori. Intanto c'è un intervento da parte dell'arbitro che va a dialogare con il suo collaboratore di linea, uno per parte. Il lancio di Ruocco, il colpo di testa di Paolo Iamonte, la palla in fallo laterale. Questo è Ruocco, il colpo di testa di Mangiola. Iatta, Adam, viene chiamato in causa il lontano uomo ragno Tringali che spedisce il pallone in avanti verso Binna. Romeo non riesce a contrastare il suo avversario. Ancora Adam cercava di mettere in movimento Binna sul settore sinistra, la palla sibila e intanto è rimasto infortunato a terra proprio Iatta. I compagni spediscono il pallone in fallo laterale che verrà restituito cavallerescamente, perché comunque il bontonni, il galateo e il fair play regnano sovrani. Accenna a rialzarsi il giocatore sotto gli occhi del massaggiatore convocato dall'arbitro. L'arbitro va lì a sincerarsi delle condizioni del giocatore. Se entra in funzione la bomboletta spray, a termine di regolamento dovrà sostare a bordo campo e poi chiedere il permesso all'arbitro. Per poter rientrare. Può rientrare infatti, è tutto ok, una semplice contrattura. Romeo e Adam, cross di Adam, intervento falloso di Amonte e c'è il primo cartellino giallo del match.
Questo dopo 13 minuti con i padroni di casa in vantaggio per una rete a zero. L'unico gol del match è stato messo a segno da Mangiola, capitano dei Canarini, su calcio di rigore sacrosanto, indiscutibile, netto, concesso dall'arbitro e trasformato da Mangiola con il suo piattone nell'angolino basso alla sinistra del portiere, che ci era arrivato ma solamente a sfiorare la sfera. Obinna, al momento di entrare, c'è un altro cartellino giallo, al momento di entrare in area di rigore è stato steso Obinna e l'arbitro ha assegnato un calcio piazzato a favore della formazione locale. Nello stesso tempo ha sventolato anche un cartellino giallo ai danni di un giocatore fucsia, diciamo così, rosa o ciclamino, un giocatore dell'Archi per intenderci, quindi siamo un cartellino per parte. È proprio lui che ha francabollato, avete visto, si tratta ancora esterno sinistro, si difende qui dentro con le unghie la formazione ospite. C'è un intervento risolutivo da parte di un centrocampista locale, palla per Obinna, fa fuori due avversari ma non il terzo, tanto c'è un fallo commesso ai danni di Rocco, ecco il motivo di questo calcio piazzato, decretato e battuto. Un ottimo intervento da parte di Amonte, un tiro a rete, 2-0, una sciabolata in diagonale che ha toccato terra, va a danzare con la bandierina Obinna, capocannoniere anche del campionato di prima categoria per quanto riguarda la squadra del Borgo, con 3 reti. Obinna dopo 16 minuti. E siamo sul 2-0. L'Archi ha tentato qualche scaramuccia. Il 4-4-2 è meglio del 4-3-3. Infatti sta vincendo 2-0 la formazione di Enzo Napoli. Per gli amici Cecio, grande giocatore del passato e grande anche allenatore. Manovra raso. Thank you.
Pallo laterale per gli ospiti. Palla che spiove in area, attenzione, è andato il tiro ottimamente contrastato da Mangiola. L'Archice ha tentato con alcune sortite di impensierire il guardiano del faro Tringali. Ancora Archi in avanti, un tiro a Palombella che stava per sorprendere Tringali. Scoccato da Iatta, ancora lui in possesso di palla. Riesce a mettere in movimento il compagno di linea. Ancora Mangiola. Fischio arbitrale e calcio piazzato a favore dell'Archi. Comprensorio Archi. Iatta sulla linea di battuta. Accanto a sé il compagno di squadra è Eroi, ma il suo lancio in profondità. Non si intendono i due. E per poco non nasceva un pericolo. Palla in fallo laterale all'altezza della tre quarti. L'Archi sta spingendo ora con tutti gli organici, centrocampisti, difensori e attaccanti, nel tentativo di riaprire il match. Ventesimo del primo tempo al Mauro Simone di Melito Porto Salvo, i padroni di casa del Borgo Crecanico, casacca canarina, stanno vincendo 2-0 grazie ai gol di Mangiola su calcio di rigore al quarto e di Obinna. Che ha sorpreso ancora Inturri con una sciabolata dalla distanza, che ha toccato terra e si è infilata nell'angolino basso, il medesimo del calcio di rigore. Inturri ha dovuto raccogliere due palloni in fondo al sacco, ma è assolutamente incolpevole su questa doppia marcatura. Cerca di portare la minaccia a Ruocco. Mangiola, palla in avanti, ha già recuperato il raso. Questi è Ruocco, Iatta, Iatta o Giatta secondo la pronuncia, il solito raso che è un po' il motorino, anche se parte dalle retrovie. Ancora lui, si smarca e riceve Ruocco, adornato, Iatta, respinge la difesa, palla che si impenna a campanile, un colpo di testa da parte di un difensore, un secondo da parte di un attaccante. Intervento falloso di Adornato,
e l'arbitro decreta un calcio piazzato fuori dalla formazione locale quando siamo giunti al 23° minuto del primo tempo. Archi sotto di due reti che ha tentato in tutti i modi possibili e immaginabili di portare la minaccia. Obinna attende rinforzi, finta e doppia finta, scambia con Adam, ancora Obinna. Questi è Violi. Nessun problema per Inturri, che ha già messo in movimento i propri compagni di reparto. Archi che cerca di organizzare. Il suo gioco. Il solito raso. Dialogo con Iatta. Ancora raso, stavolta si sgancia dalle retrovie, non riceve. Fallo laterale già battuto, Archi in avanti, conquista una rimessa laterale all'altezza della tre quarti. Sono 21 giocatori nella metà campo avversaria. Archi che ci crede. Cross molto interessante, fa buona guardia però la difesa locale, sbroglia la matassa. Zerbi e Tringali di collopiede spedisce il pallone oltre la linea centrale del campo. C'è un colpo di testa da parte di Ruocco, un altro di Paolo Iamonte. Palla in zona morta, arriva Iatta, ancora Obinna, limite dell'area, va al tiro Obinna, in due tempi si salva, ma poi arriva Adam e fa 3-0. Si profila una goleada al Saverio Spinella di Melito Porto Salvo nella prima giornata del campionato regionale Under 19. Un esordio davvero con le bollicine per Mister Napoli, che ha assunto la guida tecnica dell'Under 19 del Borgo Grecanico, dove figurano comunque già diversi giocatori della prima squadra del Borgo Grecanico che gioca nel campionato di prima categoria, girone di Calabria. Vedremo ora quale sarà la risposta dell'Archi. Ruocco, un lancio in profondità, sfiora la Ganà. Ancora Adam, anticipato però in questa circostanza, un colpo di testa provvidenziale. Elude l'intervento di Barchetta. Tringali. C'è una ripartenza, Ruocco semina 3-4 avversari, viene mandato Camballari, tutto regolare per l'arbitro. È uscito palla al piede si provano comunque anche dalla distanza.
era Violi. Bella azione del fluidificante di sinistra, una prateria sulla fascia, Adam fa fuori un paio di avversari, e il terzo però riesce con la punta del piede a mettere il pallone in calcio d'angolo. Ennesimo cross, arrivano le torri. Due, tre saltatori che tenteranno di fare poker. Sono tre già le marcature. Mangiola sul rigore, Adam Obin al sedicesimo e Adam al venticinquesimo. Si attende il traversone, grappolo di uomini in area, sfiora soltanto un difensore, la palla è nuovamente in calcio d'angolo. Pomeriggio di sole, ma il primo fresco autunnale dopo le piogge intense tra l'altro dei giorni scorsi. Che ha indotto le autorità superiorità numerica per il comprensorio Archi, che cercherà di sfruttare questa nel peggiore dei modi. Tutto quello che ottiene è una rimessa laterale, rara occasione della superiorità numerica che non è stata però sfruttata convenientemente. Esce il portiere tra i piedi del terzino, suo compagno, fa sua la sfera, la respinge in avanti verso Adam, ritorna sui suoi passi, Adam, difettoso il passaggio. Rimessa laterale, 3-0 dopo 31 minuti al Saverio Spinella di Melito Porto Salvo, dei padroni di casa del Borgo Grecanico nei confronti del comprensorio Archi Reggio Calabria. Ancora Archi in avanti, approfitta di un rimpallo favorevole, non supera la barriera corallina, Adam si smarca e riceve Romeo sul settore di destra, scambia con Violi, questi è Mangiola, capitano questa sera. Si lamenta il fluidificante di fascia a sinistra, Rocco, con Domenico Macrina di Reggio Calabria, che sta dirigendo in maniera impeccabile, questa è la nostra opinione naturalmente. Abbiamo già avuto modo di interessarci per la nostra parte di competenza, come cronista si intende, di questo arbitro, e abbiamo riportato un'ottima impressione confermata questa sera.
questo pomeriggio. Urlo Tarzanino da parte del portiere, si disinteressa però Mangiola. Palla in palo laterale, ha superato la rete di recinzione, il pallone è finito nel sottostante, pallone del Mauro Simone, che dà anche il nome sia alla contrada e sia allo stadio, stadio che però, come tutti sanno, è intitolato al presidente della Nuova Melito scomparso, Saverio Spinella. Respinge coi piedi in Turri, ma proprio sulla testa di un difensore che ha tentato di mettere in movimento Romeo. Ingaggia un duello con il suo diretto avversario, alla meglio il giocatore Regino, questo è Rocco. Ancora tornato, sbroglia porgendo lateralmente a Iatto, archi in avanti, c'è un cross in profondità, ci mette una pezza Mangiola, un tiro cross, si porta il pallone oltre la linea di fondo, il portiere Tringali, pallone che gli sguscia viscido dai guantoni, calcio d'angolo per l'Archi, grappolo di uomini in aria, arrivano le torri, parte il cross, il colpo di testa c'è, ma la precisione non è proprio impeccabile, il pallone sibila accanto al palo di destra di Tringali, che se la cava per il rotto della cuffia, tutto ok, un errore il suo che poteva costargli caro, anche se il risultato di 3-0 garantisce una certa sicurezza. In possesso di palla, il lancio è più che la velocità, ci voleva il turbo, questo è Ruocco. Obinna, gioco di piedi, c'è un tiro cross che non incanta proprio nessuno e men che meno l'attento Inturri, che di responsabilità ne ha ben poche, nessuna sui primi due gol, qualcheduna sul terzo. Obinna, rete. E nemmeno su questo. Trentaseiesimo del primo tempo, 4-0, siamo al poker di reti. Autore del gol Obinna, un signor giocatore occhieggiato tra virgolette da squadre di eccellenza e del campionato di promozione sia girone A che girone B. Le notizie volano, interesse anche per questo giocatore inventato dal mago della panchina Antonio Cormaci, scoperto, perché Cormaci non è solo l'allenatore di tante tantissime squadre, ricordiamo che proprio nel settore giovanile abbia vinto a Saline, a Palmi, a Melito, a Bacalati,
Quindi non è un caso, voglio dire, che tutti questi successi, questi trionfi siano arrivati a mister Cormaci. È uno dei più giovani allenatori del settore calabrese, della Calabria, attento, competente, professionale, esperto, conoscitore. E fa anche il talent scout, quindi scopre i campioncini come Obinna, per intenderci. Palla che viaggia verso Romeo, anticipato, palla verrà tornato, Ruocco cerca di incunearsi sul settore sinistra, si allunga la sfera che schizza oltre la linea dell'out e quindi sarà la formazione di casa a rimettere lateralmente verso Binna. Iatta fa fuori un avversario, si incunea sulla tre quarti. Iatta, molto interessante questo laterale a sostegno, fa buona guardia Mangiola, ma consente alla formazione regina di portarsi in avanti e sfruttare questa rimessa laterale. Si butta, tra virgolette, questa volta Iatta, ma non incanta proprio nessuno. Bobinna, Adam, entra in area, tiro, si mette una pezza questa volta, il bravissimo portiere Inturri, una parata da campione che ha limitato il già pesante passivo. Borgo Greganico, padrone del campo, sta giocando a suo piacimento, domina in lungo e in largo, fa quello che vuole. In difesa, a centrocampo e in avanti. Davvero una splendida partita, quella del Borgo Greganico al suo esordio, altro esordio o battesimo di fuoco, dopo quello della prima categoria con la prima vittoria stagionale incassata due giorni fa proprio qui sul terreno di gioco dello stadio comunale Saverio Spinella in Melito Porto Salvo nei confronti della Ludos Vecchia Miniera. 1-0, guarda caso, gol di Obinna. Ruocco cerca di liberarsi di un paio di avversari, interviene Violi che spedisce il pallone in fallo laterale. I minuti 41 e 36, il risultato 4-0, doppietta di Obinna, 16° e 36°, calcio di rigore trasformato da Mangiola e gol anche di Adam. Cross sotto porta, palla che discutibile episodio da Moviola, e l'Archi accorcia le distanze, poi vedremo meglio con la Moviola se il pallone abbia superato o meno la linea bianca. Comunque Barchetta ha accorciato le distanze, 42° del primo tempo, 4-1, gol della bandiera per l'Archi, che per la verità ci aveva provato in tutti i modi possibili e immaginabili, prima a pareggiare poi ad accorciare le distanze, ma la precisione non è stata millimetrica o chirurgica.
quindi sono svanite le opportunità e ora ci crede in una possibile rimonta, perché no, nel calcio tutto è possibile, proprio per questo è il gioco più affascinante del pianeta. Iatta mette in movimento Adornato sul settore di sinistra, cerca di andarsene, perde palla, la insegue con successo il solito Raso, un giocatore davvero interessante. Bravo nell'interdizione della manovra avversaria, ma anche nella proposizione dei temi offensivi. Rimessa laterale per l'Archi, ci avviamo verso la conclusione dei primi 45 minuti di gioco, 44-20. Partita saldamente in pugno al Borgo Grecanico di mister Enzo Napoli. La formazione canarina della presidentessa Luisa Nipote sta dominando il match. Ma l'Archi c'è. Ha già segnato un gol, ma ne poteva fare ancora uno o due. Ombinna, 3 contro 3. Palla che arriva a Romeo, che si allunga. Il pallone ha perso l'attimo giusto. L'arbitro recupera un minuto. Ancora un giro di lancette per la formazione archigiana. L'arbitro controlla il cronometro. E proprio in questo momento decide di mandare le squadre negli spogliatoi. Si chiude qui il primo tempo, 4-0, doppietta di Obinna, gol di Adam e Mangiola per il Borgo Grecanico, e ha accorciato le distanze Barchetta al 42esimo del primo tempo. Ringraziamo per la cortese attenzione, ricordiamo che ha diretto Domenico Macrina della sezione di Reggio Calabria. La linea può tornare allo studio, a risentirci fra un quarto d'ora circa per la telecronaca del secondo tempo. Linea a Bruno Taverna.